Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Tutto mi scuso per la faccia perché struccata, ho la pelle molto distrutta in questo periodo, non so il motivo. Comunque, in questo nuovo video, come avrete letto dal titolo, volevo truccarmi con voi con i nuovi prodotti che ho preso a Londra. Non vedevo assolutamente l'ora e quindi direi di iniziare subito. Mi vedo super bianca. Una volta non ero così bianca, comunque. Direi di iniziare con un balm. In realtà ne ho due di balm, non so bene quale mettere. Questo di Glossier oppure ho questo della Dr. Jart. Però proverei lui. Rende ma dentro dei brillantini. Il profumo non ve lo dico neanche. Non so se rendono tipo questi. Come fondotinta non ho preso nulla, quindi inizio, faccio la mia base e torno da voi. Eccomi tornata, una base super easy. Ho alcune cose da provare per la base, cioè prima di settarla. Allora, ho questo che è il contouring in crema di Charlotte Tilbury. Ho il correttore di Vive e ho il blush in crema di Glossier. Quindi pian piano, una volta, si va a provare tutto. Allora, io direi di iniziare con lui. Lo cercavo non so da quanto tempo. Direi che è giunta l'ora di provarlo. Allora, ma il pack comunque è sempre una roba. È già uscito un botto di colore. Non so se applicarlo già sul viso o così e prenderlo con la spugnetta. Intanto che un uovo dai lo applico così. Metà di Morphe che io ho già bagnato. Allora, si sfuma che è una meraviglia, però non so che parte usare. Adesso ne ho messo molto poco, vediamo. Stratificandolo. Sono un po' così. Sì, si sfuma molto bene, devo dire. Comunque ne metto ancora un po' qua. Stupendo! Wow, ok. Devo smetterla. Ora provo assolutamente il blush, questo qua di Glossier, nella tonalità Dusk, e proviamolo subito. Uso sigillato, bene. Stupendo. Mamma mia, è stupendo. Super naturale. Cioè, non so se vedete questo colore naturale. Questo colore naturale, non so se lo vedete. Ma, oddio. Questa base mi sta piacendo un botto. Proverei questo ombretto liquido appunto di Rare Beauty. Il colore è semplicemente il cuore, quello fatto con così il 3. Non so se si vede in qualche modo, ma non si vedrà mai questo. L'ho preso perché tante volte quando voglio truccarmi in modo semplice tendo a mettermi su un po' di terra. La mettiamo su tutta la palpebra. Vediamo, magari è troppo freddo per me. Con un pennello andiamo a sfumare. Wow. È molto leggero, delicato. Mi piace un sacco. Si asciuga subito poi. Sta
sarà la mia cosa preferita nel periodo. Sì, è un po' appiccicosino, quindi magari mettere anche o un setter con un colore uguale, ma non ci sarà mai. Oppure con un po' di cipria, tap, e andiamo a settare il tutto. Bellissimo. Cioè, non ho messo neanche una base né niente di correttore. E infatti adesso andremo a provare lui, il correttore di Viv. Io ho preso la Light 4, probabilmente sarà un tono sbagliato. Ma quella perfetta per me non c'era. Proviamo questa per ora. Vediamo com'è. Super giga l'applicatore. Vediamo un pochettino. Mettiamone poco alla volta. Forse è un po' troppo aranciato. Poco poco. Proviamo con questo pennello. Vi devo dire, il colore invece è molto bello. Molto molto bello. Si sfuma da Dio, ha una coprenza molto bella. Lì forse sembra molto bianco, ma dal vivo vi assicuro che non lo è per niente. Cioè, super bello. Mamma, sto amando tutto, sto amando tutto. Aiuto. Ok, ora andiamo a settare con lei. Oddio, sono agitata. La cipria di Tatcha. Mamma mia. Devo capire come si apre senza far casini. Ah, ok, si leva semplicemente questo pirulino qua in plastica, si leva. E da lì sta già uscendo la cipria. Provo a chiuderla e farla un po' uscire così. Ok, questa è. Questo per tutto il viso e questo per il contorno occhi. Prendo uno più piccolo per andare bene al centro. Ok, io non so se sta rendendo questo occhio. Esterrefatta da questa cipria. Oh mio Dio, è tutto così spettacolare. Un po' su tutto il viso. Opacizza, perché opacizza da Dio, ma lascia la pelle bellissima. E proseguiamo con calma. Allora, andrei a farmi le lentiggini con il prodottino della Line Crime. Come sono? Si escono belle naturali. Questo è proprio un pennarellino, eh. Deve essere anche super comodo. Vediamo come le fa. È super leggero, bello. Ero abituata con alcuni che sono super strong. È molto delicato anche il colore. Molto carino. Ci piace anche questo. Boh. Vedete come le lascia leggerine, naturali, un po'. Un colore anche perfetto per me, devo dire, molto molto bello. Allora, sopracciglia c'è rimasto e poi terra. Allora, come sopracciglia vorrei provare una sopracciglia con questo e l'altra con quello di Glossier. La sinistra la facciamo con Too Faced,
Iniziamo a pettinarle, giusto per capire dove direzionarle. Prendiamolo. E qua c'è il gel. Vediamo com'è questo gel. Wow, super potente. Le tiene su bene. Sì. Guardate. Voglio provarlo più di una volta, poi voglio aspettare a vedere quando si secca, com'è. E dall'altra questo che invece è colorato, mentre questo è trasparente. Questo qua di Glossier è colorato, quindi lo proviamo di qua. Sembra molto fissante, ma sembra più per colorare. Io adesso ho la laminazione, quindi stanno su per quello. Però non penso sia per fissarle, vi dico la verità. Magari una volta asciugato anche questo si può passare e colorare. Però... Dà un po' di colore, è carino, ma niente di che, vi dico la verità. Ultimamente mi piace farlo con i gel trasparenti e passare un eyeliner per le sopracciglia, per fare il pelo, comunque per dare un po' di colore. Ora direi di provare lei. Non ho preso nessun blush in polvere. Peccato. Cioè, comunque quel blush qua di Glossier è fantastico. Cioè, vedete che è un rosino. Un pescatino, ma super leggero, ma si vede che c'è qualcosa di bellissimo. Proverei prima con la calda, magari sul naso con la fredda e poi mixarle, perché volevo provarle un po' tutti e due. Quella calda, perché io spesso uso quelle calde, quindi preferisco. Forse un po' troppo caldina. Il colore non è male, cioè a me piace, piacciono questi colorini qua che scaldano il viso. Amo questo ombretto in crema. Poi con un altro pennello invece vado a farlo sul naso, magari con quella fredda. Proviamo com'è quella fredda. Wow. Ma vi dirò che è molto carina anche quella fredda. Pari con un altro pennello, quella fredda di qua. Carina, preferisco quella calda, ma molto bella anche questa. E anche mixarle fa un bel tono. Forse l'ho messa un po' troppa sotto il naso. E come ultimo, in teoria, ho questo rossetto che mi è stato regalato, se avete visto il video degli acquisti, sapete perché. Comunque, proviamo questo. Allora, è un colore che non amo particolarmente, però è super portabile. Volevo metterne poco alla volta. Ma vi devo dire, una volta asciugato è super carino. Metto un po' di matita e mascara e dico la mia. E eccomi dopo essermi messa su un po' di matita marrone e il mascara. Allora, assolutamente qua c'è da dire un sacco di cose. Allora, partirei col mio prodotto in assoluto preferito, è questo ombretto liquido di Rem Beauty da usare tutti i giorni, che dà questo colorino stupendo, naturale sul marrone che amo sull'occhio, ok? Anche per qualsiasi altra cosa come base piuttosto che, ma da tutti i giorni io amo queste cose, quindi super bello. Ma anche la consistenza proprio dell'ombretto in crema non si asciuga, è meglio sempre mettere un po' di cipria bianca giusto per fissare, perché secondo me questo rimane appiccicosaticcio,
rimane appiccicoso, quindi c'era anche con dei glitter super belli, ma non c'era, quindi va bene. Secondo prodotto prefer, in pari merito loro due, il contour liquido di Charlotte Tilbury e il blush in colorazione Dusk di Glossier, stupendi. Se vi capita prendetene tanti insieme, quanto mai ne ho preso di più di uno di colorazione, anche secondo me da mixare, secondo me esce davvero un qualcosa di carino, fatto proprio a tubetto di tinta, cioè di pittura. Lascia questo colorito stupendo. E questo da sfumare è una meraviglia, si sfuma con niente e stupendo. Correttore per ora mi è piaciuto, voglio provarlo ancora un po', voglio vedere quanto dura, se va nelle pieghe, eccetera, eccetera. Però per ora mi è piaciuta anche la colorazione, stavo se sbagliata, invece è super bella. Il pre di Tatcha, super bella anche questa. Al tatto è super morbida, super sottile, non lo so, mi ha dato questa sensazione. Questa voglio un attimo aspettare a vedere se va nelle pieghe, se mi tiene bene la mia pelle grassa. Comunque rimane sempre qua, non l'ho messa tantissima, però ho voluto provarla più che altro sotto gli occhi. E comunque super approvata. Per il resto il rossetto carino, super easy. Questa palette anche molto buona per le polveri che ha. E anche, vabbè, i vari balsamo labbra, super buono anche il sapore. Questo non ve lo consiglio di prendere perché non è niente di che. Mentre questo di Too Faced sembrerebbe carino da per come lascia ben pettinate le sopracciglia. Io spero questo video vi sia piaciuto, mi sono divertita un sacco a provare queste cose nuove, molto carine, molto valide. Spero vi sia piaciuto anche a voi, ovviamente fatemelo sapere con un pollice in su. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Vi mando un super bacio e ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!